ringrazio anche questa sera, come tutte le puntate precedenti, nel programma Raccontami. Raccontami è un programma di video interviste dove l'artista si racconta e dove la musica racconta l'artista. E qui con noi stasera abbiamo Fiona Ross. Prego, Francesca. Yes, we are all with Fiona Ross, that is a huge singer songwriter, and as you know, we are in the program Raccontami, where the songwriter singer tells about himself and music tells us anything about the singer songwriter. So we are all very interesting to know everything about Fiona tonight. Well, thank you for having me, and it's a real honor to be here. Ok. Allora, noi felicissimi di essere qui, insomma, con noi. Noi siamo felicissimi. Noi ti daremo giusto un mezzo secondo per farti fare la traduzione, quindi non andiamo veloci. Con noi c'è la Francesca Soliveri, che ci farà è una carissima amica artista, ci farà da traduttrice, visto che noi l'inglese è a livello scolastico. Allora, prego, Francesca. Carlo is telling about that I am a friend of Carlo, and I am also an artist as a songwriter, but today I'm here especially for translator because Carlo needs to know understand better English. And I wish I spoke Italian. I love the language. I know like a couple of words, but yeah, I'm sorry I don't speak Italian. One day, yes. Fiona dice che invece un giorno vorrebbe tanto poter parlare in italiano perché ama questo tipo di linguaggio, ma ancora non lo conosce, ovviamente. E noi ci impegneremo a dargli una mano, Quindi saremo i nostri, come diciamo, i ciceroni della lingua italiana per Fiona. Okay, Carlo is saying that we should be really much happy to help you to understand Italian, that we would like and love to become your teacher of Italian language. I would love that, honestly. I've always wanted to speak Italian, and I pick up bits, and I used to come to Italy a lot before COVID. But I haven't been for a while, but yes, please teach me. Okay, vuole proprio imparare. So Fiona, the first thing you have to learn is to say, Carlo, sei bellissimo. Okay. Carlo, sei benissimo. Yeah! Non è proprio così. Allora. Fiona, noi l'intervista che facciamo non è la classica intervista, è più una chiacchierata tra amici, perché deve essere rilassante per noi e per chi ci guarda e ci ascolta da casa. Ok, Carlo is saying that in his program the interview is not really an interview, it's more like a chat in a pub with a beer with friends, so take your beer or your wine and we will tell anything about you. Okay. No worries. Allora, con Fiona ci siamo visti molto tempo fa, perché sono passati 2 anni più o meno, era prima del lockdown, che facemmo una video intervista di presentazione di tutti gli artisti. E c'era sia la Fiona che la Perinè, c'erano un po' la Francesca, Ellison, Paolo Tesauro, un po' tutti gli artisti che, diciamo così, girano in radio. E dammo un'infarinatura degli artisti. Ma stasera vedremo veramente chi è la Fiona, la facciamo conoscere. Ok. Carlo is saying that we know you more or less 2 years ago, before COVID period, where in one of his program some of his artists like me, Paolo, and someone else was telling really a few minutes about his own music. So
for one interview. He would like to know more about the artist. So this is your turn. Okay, I'm happy to tell you anything. Non vede l'ora di raccontarci tutto di lei, insomma. Allora, diciamo che Fiona nella sua pagina, nel suo profilo social, ha già impostato chi è Fiona, perché parte da compositrice, musicista e giornalista. Ma facciamo raccontare a Fiona. Yes, we would like to know anything about you because in your social pages you are described as a singer, songwriter, but also as a journalist. So please explain to us who Fiona is. Okay, that's a huge question. Well, I started out actually, I was trained when I was young in theatre, so in dance, drama and music. So my background from when I was very small is theatre. And then kind of through the years, I did lots of different work. I worked as a composer and worked in education, actually. But about 5 years ago, I decided to be a jazz artist and to work on my own music. And for that, so I'm a vocalist and a pianist, and I compose all my own material and I produce it as well. But another thing I do, I also work as a journalist. I need to leave gaps so that you can translate back, don't I? Otherwise, I'll talk for ages and you won't remember everything I said. Yes. Allora, sì, ha raccontato tante cose. Ha detto che il suo background parte da piccolissima, quindi da quando era una bambina, e quindi in realtà lei ha, diciamo, una sorta di proprio formazione di base sulla parte artistica, quindi per lei è naturale, insomma, fare più cose legate proprio la parte artistica. Poi negli anni ha sviluppato più la parte proprio di musicista, quindi la parte musicale, ma solo 5 anni fa circa ha deciso di prendere in mano completamente la sua musica e quindi di produrla, suonare, cantare, quindi realizzare completamente tutto il suo progetto musicale e artistico, e ha aggiunto anche, insomma, questo lato particolare di giornalista musicale, che è, diciamo, un lato aggiuntivo a tutta quella che è la sua esperienza. Ha anche raccontato che tra una cosa e l'altra ha fatto proprio anche da insegnante, quindi è proprio un artista a tutto tondo. So you are a completely artist starting from the beginning, and we are very happy to know all of this story of you. So thank you. No, thank you. And I have to say, a lot of things that I've done, there was never a plan. Kind of these things just happened very organically. So my journalism, for example, I was contacted by Jazz in Europe, and they wanted a musician to write about kind of album reviews, and it's something I'd never done before. And I said to them, "Well, I'm not a journalist. I've not done this before." And they said they specifically wanted a musician's point of view, and that's what they wanted. So I did a few reviews, and then I contacted some kind of big names, and they said they were happy for me to interview them, and it just kind of escalated from that. Wow, ok, ti ha raccontato che in realtà tutto il suo percorso che ha fatto e che sta facendo ancora non è proprio stato programmato, sono tutte cose che sono un po' successe in modo organico, ma una dietro l'altra. Quindi ha raccontato per esempio dell'esperienza del giornalismo musicale, dove semplicemente più o meno per caso è stata contattata da questo giornalista europeo, che le ha chiesto di poter fare da giornalista, quindi da valutazione dei lavori artistici, ma chiedendo proprio che la persona che descrivesse il lavoro fosse un musicista, per avere anche in qualche modo la visione del musicista vero. Quindi lei si è un po' ritrovata a fare questa cosa, ci ha provato e continua a farlo poi alla fine, quindi bellissimo. Tutto un po' per caso. Allora, due domande. La prima, lei ha detto che ha iniziato da piccola, no?
c'è stato un supporto a livello familiare, cioè qualcuno che già l'ha condotta nella musica perché già era musicista, o lei semplicemente ha ascoltato della musica che poi man mano l'ha avvicinata sempre di più? Okay, Carlo is starting with the first question. That is, you told about the starting of your path through in music from the beginning, so as you were a child. And Carlo wants to know if there's any parents that helps you, that gives you the passion of music, or it is something that just simply grew up inside of you after listening music, and in the latter case, which type of music? Okay, well, I've been, yeah, my parents were my biggest supporters, and my mother would tell you that I was singing before I could talk properly. She would always say that, like, from a tiny age, I was born to perform. So they put me in kind of theatre classes and music classes, and all that kind of thing from a really tiny age. And I think I started doing professional work like modelling and stuff when I was two, and I was doing theatre work when I was six. So I've literally always done it. So I never made the decision to do it. But I guess I probably would have done if it hadn't been decided for me. It's literally all I've done. I've never had a normal job. I've always done something kind of in the creative arts. So yes, my parents were my biggest supporters right from the beginning. Ok, allora sì, ha raccontato che entrambi i suoi genitori l'hanno supportata da subito in questo suo percorso, che più o meno è nato naturalmente, tanto è vero che ha appena raccontato che addirittura lei ha iniziato a cantare prima ancora che a parlare, quindi da piccolissima, già dai 2 addirittura ai 6 anni, ha iniziato a fare insomma i primi spettacoli, le prime recite, e poi da lì non ha più fatto, tra virgolette, dei lavori normali, quindi anche proprio come lavoro proprio personale, si è sempre ritrovata in mezzo all'arte, in mezzo alla musica, e non ha mai fatto un lavoro normale, ma i suoi genitori l'hanno sempre aiutata, l'hanno sempre supportata, e quindi è stato tutto molto naturale. So, Fiona, it seems like a perfect and natural path through versus music. Beside music and helped by music, so all very natural, isn't it? Yeah, absolutely. My parents were actually mathematicians. I come from a family of mathematicians, and I was kind of always the odd one out, because although I do think that way, I'm more creative than the kind of academic side of things. But they always loved singers, so I was always music was always thrown at me, kind of from as young as I can remember. My dad loved all the old school jazz, so Nina Simone, kind of Ella Fitzgerald, Frank Sinatra. My dad loved all of that, and my mum liked classical, so I was classically trained as a pianist and a singer, and she loved opera. So she would play Madame Butterfly, was one of her favorite operas. But my brother, and he's 10 years older than me, he was into rock and more kind of rock style of things. So I would sneak into his bedroom when I was younger, thinking it was cool, and he would have kind of Kate Bush and the Eagles and Steely Dan and a lot of that kind of music. So I had all these huge influences from a very young age. Le ho detto che da come l'ha raccontato sembra che alla fine il suo percorso con la musica, verso la musica, attraverso la musica sia sempre stato tutto molto naturale. Lei mi ha confermato questa cosa, che il tutto naturale è proprio nato dalla sua famiglia. Ha appena raccontato che in realtà, per esempio, suo papà era un grandissimo appassionato di musica jazz, da Nina Simone, Ella Fitzgerald. Sua mamma invece ha più, diciamo, dei gusti più classici, quindi legati più all'opera, per esempio, e anche il fratello che ha, che è di 10 anni più vecchio di lei,
Invece ha dei gusti un po' diversi, quindi un po' più roccheggiante, quindi gli piacciono alcuni artisti tipo Kate Bush, eccetera. E quindi in realtà lei ha un mix di così passioni musicali che proprio partono dalla famiglia, quindi diventava proprio una cosa assolutamente naturale per lei. Quindi non lo vede, lo vede come lo racconta, come una cosa assolutamente naturale. È bellissimo perché tutta questa tua esperienza che hai avuto poi ti è servito man mano che andavi avanti, no? Sia nel genere musicale, sia come compositore e come giornalista. Yes, Carlo is telling that it is incredible your path through and that he's saying that for sure all of this experience starting from the beginning for sure helped you a lot in all of the steps you do after that. So like becoming a songwriter, a musician, and also as journalist. So isn't it? Yeah, I think because I feel like, I mean, I've literally been doing this all my life, and I think that's something in the creative industry. It's not like some other jobs when, you go to school and then you go to university and you train to do it and then you go do it. For in the creative field, sometimes you're literally doing it from a tiny age. You start learning an instrument when you're little, I do feel I've been doing this for a long time. I don't think that means I know what I'm doing, but I've certainly experienced lots of things, which and I think that I guess that's what shapes who I am now. Sì, giustamente conferma quello che stai dicendo e lei dice, ma ripete che per lei è stato assolutamente tutta una cosa naturale, proprio perché da subito si è ritrovata a fare questo percorso che per la persona, diciamo, normale è non comune, quindi non ha fatto, che ne so, una scuola tecnica per poi andare a fare un lavoro tecnico. Lei si è sempre ritrovata in questo mondo artistico e si è sempre trovata bene da lì, e per lei è sempre stato naturale e continua a farlo, questo vivere con l'arte e apprezzando l'arte. Diciamo che lei all'interno è un po' diciamo napoletana, perché come si dice a Napoli ha la musica nel sangue, quindi automaticamente tutto quello che fa nell'arte gli viene normale. Yes, Carlo is saying that here in Italy, especially in the towns close to Naples, it is used to say that you have a passion among your blood. So it's like that you have music inside your blood. Yeah, well, thank you. I think that's probably true. I don't. I mean, I do live and breathe everything I do, and I think people talk about kind of my energy and how many different things I do. But honestly, I don't think I'm any different to many people. It's just part of who I am. Music is just such a huge part of. I don't know anything else. Giustamente sì, dice sì, è così, probabilmente è vero, lo si vede anche probabilmente dall'energia che trasmetto agli altri e sì, lo sente proprio come parte di lei, come dice probabilmente magari non saprei fare altro, no? Nel senso che questo è proprio il mio essere io è attraverso questo tipo di percorso, quindi ci E lo sta. si vede perché io ho visto alcuni video, anzi la seguo parecchio, delle sue serate. Lei è la padrona proprio del palco, ma padrona proprio nell'essere bella, ferma lì, riuscire a tenere tutto sotto controllo. E noi a tutti gli artisti abbiamo chiesto in queste interviste di raccontare con 3 brani il percorso della loro vita, quindi l'inizio musicale della loro vita musicale, il mezzo e la fine. Lei come inizio ha scelto un brano che dovrebbe essere, se non erro, With You. C'ha qualche aneddoto da raccontare su With You? Com'è nato sto brano? Ok, Carlo is explaining that in Raccontami,
it is used to tell us about the artist through three songs, and it is needed that the three songs describes the first one, the beginning, the second one, the middle, and the third one, the last path through in music. So he knows that you started with the track with you. Without you, okay. Carlo, wrong the title. Inglese, you, so, zero. Yes, because with you is con te, without you is senza. Con without you, and chiedeva se hai, if you have any something particular to explain and to tell us about us, about this song, and why you decided to start with this song, your path through music. Okay, well, this was from my first album. So although I've been working as a musician for many, many years, I didn't actually write my own music until actually a few years ago. So the song Without You is from my very first album, and the album's called A Twist of Blue. So that is literally at the beginning of my journey. And I think for me, I can see my songwriting journey really easily, because that song, the lyrics are really simple. There's nothing complicated, there's nothing deep and meaningful. It's literally, just a simple song called Without You. So lyrically, it's not very developed for me. And when we talk about some of my later songs, the lyrics did develop. So it's a very simple song lyrically. So you can see at the beginning, if you like, of my songwriting journey. But it's a song that I still play now, and it's actually one of my most popular songs, interestingly. But I've developed it. So on the original album, there's no brass, but now I perform it with a whole brass section. Yeah. Oh, interesting. Allora, sì, ha raccontato che dunque lei ha poi, perseguito il suo percorso musicale facendo da musicista e suonando tantissimo negli anni, ma solo da pochi anni ha scelto di far scoprire la propria musica, e quindi questo brano Without You fa parte del suo primissimo album, e quindi racconta un po' il suo incipit proprio nel songwriting, quindi nella stesura di musica propria. Diceva che questo brano è in realtà per lei molto semplice, soprattutto nella parte del testo. Poi negli anni spiegava che la parte in particolare del testo è stata un pochino più, è ancora oggi un pochino più articolata. Ma nonostante questo brano piace moltissimo al pubblico, lo fa spesso ai suoi concerti, lo fa sempre ai suoi concerti, e nel tempo l'ha un pochino modificato, perché per esempio dice nella versione originale che era un po' più semplice, dal vivo adesso per esempio lo esegue con delle sezioni di fiati che non erano inseriti nella versione originale, quindi l'ha un po' modificato, ma è rimasto comunque un brano molto semplice, che però ancora oggi è uno di quelli che lei esegue più spesso, perché è uno dei più popolari e dei più famosi che lei ha fatto. Allora, diciamo a Fiona di presentare il brano, così lo facciamo ascoltare subito. Okay, Carlo is asking you if you can introduce the song Without You, so we can make people hear it, and so please do as like the introducing of your song. Okay, so here is my song from my first album called A Twist of Blue, called Without You. Okay. Did you want more than that? Is that all right? No, sta chiedendo se deve fare qualcos'altro o che cosa. No, basta che staccate i microfoni mentre parte l'audio. Okay. Yeah, this is the live version. Okay.
I feel so lost without you. It scares me so. Don't wanna go where you won't go. Don't wanna be where you won't be. Just wanna have you by my side now. Without you, be torn apart. Don't break my heart. Would fall without you. Would fall.
Cosa dire? Applauso. Guarda. Thank you. My eccezionale. My guitarist is Italian, actually. Pelle d'oca. Pelle d'oca a Gogo. Ascolta, noi adesso facciamo un break di un minuto perché siamo Zoom già mi ha mandato il fermo, quindi chiudo un minuto che lui salva la registrazione e ripartiamo. Come apriamo Zoom, partiamo subito, ok? Con il via. Diglielo a Fiona così almeno io salvo tutto. Congratulations, Fiona. The music is great. I am in love with your bass player. I know, Derek. I love my musician. Honestly, they're amazing. But thank you. Yeah. So we will do a stop of 1 minute because the Zoom is telling us that we must to have a break. Okay. And then we will start back immediately after. Okay. Okay. So shall I hang up and then rejoin? Yes, exactly. Allora l'ID e password è uguale, diglielo, quindi non deve entrare sempre con la stessa ID e password. Yes, we will get into the meeting with the same link, the same password, okay. The same everything. Okay, so I'll close this and just click on the link again. Okay. Exactly. Allora, abbiamo ascoltato della Fiona Ross Without You, un bellissimo brano. Pelle d'oca a Gogo, quindi non potevamo chiedere di meglio. E la Francesca, ci sei, Franci? Ci sono, ma non so perché, non sto riuscendo. No, fa una cosa allora, perché infatti ho visto che hai problemi con la connessione. Ah, non so perché. La voce c'è, ma il video no. Pure prima per entrare più di una volta. Infatti, allora, come mai? Dai, vediamo. Allora, devi cliccare sulla webcam. Dove sta la webcam? Aspetta. Dovrebbe stare di fianco al microfono. Però io non vedo. Allora, aspetta, perché prima mi era... Adesso il microfono c'è, l'hai tolto, ma c'è. Ho rimesso, ma la fotocamera non so perché non mi compare. Ed è strano, ma tu stai col PC o con il cellulare? No, ok, ho trovato la pagina. Allora, non ti preoccupare, il bello della diretta è questo. Allora, come dicevamo... un bellissimo brano Without You, un brano da pelle d'oca, quindi da qui si vede proprio l'esperienza della Fiona, tutto quello che lei ha imparato, tutto quello che lei ha fatto lo mette nella musica e trasmette questa emozione. Sì, Carlo is saying that in the video it is very, very simple to understand all what you are as musician and that you can transmit all your energy through music and all your experience as musician, so it is very clear by the video, and I can confirm this. So great artist and great music, and the music with the major M. Thank you so much. And it's important to me that, you know, people get it, that they understand. I am what I am. I'm just doing my thing. And I love what I do. And as long as people that hear me and watch me can understand that, then that's amazing. Sì, sta dicendo che per lei è comunque molto importante che questa cosa appaia e traspaia, che lei, insomma, sostanzialmente è quello che è, e le fa piacere che questa cosa sia chiara a tutte le persone che la vedono, a tutte le persone che l'ascoltano, quindi obiettivo raggiunto, insomma. È un bello obiettivo. Allora, noi abbiamo parlato dell'inizio di Fiona, quindi quello che le ha fatto, come è arrivata la musica, il brano che ci ha raccontato anche Fiona nel suo io musicale com'è.
E adesso passiamo, diciamo, al mezzo, no? Della vita musicale di Fiù. Nel mezzo lo possiamo dedurre un po' dal, diciamo, dal periodo anche di 2 anni di chiusura, di questo lockdown. Come l'ha vissuto Fiona? Cioè, nel senso, a livello musicale, è riuscita a continuare con la musica o anche lei ha avuto lo stop a livello musicale? So we will continue with your story and we will start listening to the second song, but before of this Carlo wants to know how did you feel and how did you live the last 2 years? So with the emergency, the sanitary emergency that we all had, and especially regarding your music. So what changed and what happened in these 2 years related your song, your music and your life? How has been changed? Okay, well, I think in many ways I was very lucky because when we went into lockdown here, that was the time that I was supposed to be writing my next album. So I wasn't actually supposed to be gigging or performing. It was time to write. So whereas we had no live music, there was nothing going on here at all. And many of my friends were in a terrible state because obviously they couldn't go out there and perform. I was extremely lucky because I was supposed to be writing, so I wasn't supposed to be gigging and performing at that time. So, you know, I took that time to start thinking about my next album. But for me, I think the most important thing I did was try and work out how to support other musicians. Because it was a terrible time across the world when people couldn't perform and they couldn't earn money. And, you know, as musicians, if we can't do our thing, then what do we do? You know, it was very hard. So I did more of my journalism. So I did kind of like a lockdown interview series where I was talking to musicians across the world to try and uplift, I guess, you know, and try and be more positive and find out how different people are coping with the lockdown. I'll continue after you've translated, otherwise I'll talk too long. You won't remember everything I said. A lot of things, yes. Allora, Fiona sta dicendo che in realtà lei, nonostante insomma il periodo, si è sentita molto fortunata perché consapevole che non poteva esibirsi, non avrebbe potuto fare concerti, era tutto insomma bloccato, si è concentrata sulla scrittura, quindi sulla stesura delle canzoni di quelle che poi sono andate a costituire l'album successivo, quindi comunque ha avuto da fare, diciamo così. In aggiunta a questo si è sentita anche attraverso l'attività di giornalista musicale, ma non solo, di per quanto poteva aiutare e supportare gli altri musicisti, e questa è una grande cosa, quindi nel suo piccolo ha cercato di dare la sua voce anche attraverso le interviste, anche attraverso dei consigli per il più possibile aiutare tutte le persone che come lei sono dei musicisti professionisti e si sono ritrovati in questa situazione terribile del non poter fare quello che è naturale per un musicista, cioè suonare, esibirsi e con tutta la sofferenza che ne consegue, quindi un grosso applauso per questo, perché insomma vuol dire tanto. And I formed an organization called Women in Jazz Media, which is about trying to address the gender and diversity imbalance in jazz. So I've got, and I could talk about that for ages, but you know, it's a group of women, journalists, photographers, musicians, composers, trying to kind of support a more equal and diverse jazz industry. So I started that during lockdown as well, and then started working on my album, which I released just in October.
Ah, ok. Poi ha aiutato anche un'associazione, insomma, fatta solo di donne, che sono soprattutto donne legate al mondo, diciamo, artistico, con varie attività, insomma, in questo periodo. E alla fine del periodo è riuscita sostanzialmente a lavorare poi effettivamente su finalmente il suo secondo album e quindi riuscire a completare il lavoro che aveva iniziato con la scrittura. È una Wonder Woman. Sì, Carlo Tanto di cappello. say that you're like a Wonder Woman. Oh, I wish I was. Thank you, but I wish I was. Allora, il secondo brano che lei ha scelto fa parte del lavoro che ha fatto durante il lockdown? Okay, Carlo is asking that the second song you choose is part of the album that you wrote during the lockdown or not? No, it's from my third album, so it was the album before lockdown. Ok, so è del terzo album, quindi dell'album successivo al periodo del lockdown. E lo vuole presentare così almeno lo facciamo ascoltare? Okay, Carlo would like to be yourself to introduce the second song. Okay, I'll do a longer intro this time. So I just want to check. It's black, white, and a little bit of grey, isn't it? Is that the song I chose? Yes, it's the Yes. second. Okay. I just wanted to check. So this song is from it's the title track from my album that's called Black, White, and a Little Bit of Grey, and it's from an album that's about a mistress, a husband, and a wife. So this is called Black, White, and a Little Bit of Grey. Ok, stai dicendo che praticamente, vabbè, il titolo della canzone è Black, White and a Little Bit of Grey, che in italiano significa nero, bianco e un pochino di grigio, ok? Quindi è un po' un mix di cose e ha a che fare, insomma, col rapporto uomo-donna, di in particolare moglie-marito, insomma. Ok. Se lo ascoltiamo. So we will get to listen to the song. So let's close the audio. I try to do the best I can. I know what's right from I try to analyze the situation, don't know any other way. I know it's hard, I don't mean to make it sound so simplistic. Sometimes life just doesn't go the way that you want it to go. But you know it can change, you're in control. You just don't know. It won't just disappear. You think you have accepted the situation. It's how your life's gonna be. I know it's hard, I don't mean to make it sound so simplistic. Sometimes you've got to make a stand and do something just for you. You have no choice. You just don't know. It's not black and white. Despite what you say, there's always just a little bit of grass.
E anche questo, mamma mia, cioè, è da brividi. Io quello che mi chiedo, e chiedo alla Fiona, io vedo in ogni brano una cura particolare di tutto, anche nei minimi particolari. Vero, è tutta opera sua e ne sono sicuro. Ok, Carlo is saying that congratulations for the video, for the song. I have to say, as an artist, that I noted that it is a very difficult song to sing. Sto dicendo a Carlo che è una canzone molto difficile da cantare, quindi congratulazioni. And Carlo noted in all the video, in all the songs, that there is a very attention to the particulars. So everything is cured a lot. So in like manically, I mean. So Carlo is saying and want to know if all of these details and all of this careless is done only by you, or if there is other people who help you. Well, thank you. I have an amazing team of people that I work with, and I always like, I'm open to ideas and I always listen to people, but people will tell you that it's always my vision and kind of my ideas and kind of my directions, and the plan. It's important for me that it's holistic, so that it's like all angles. So the lyrics, the music, the video, the production, that it's all like a whole, so it's all together. I have an amazing team of people, but I guess it's me that puts it all together. Ok, sì, allora questa cura sì, assolutamente c'è, ma chiaramente non è solo sua, nel senso che lei è seguita da un team di persone che curano ogni cosa. Poi ovviamente lei, essendo insomma l'artista da cui parte un po' tutto, esprime le sue idee, la sua visione del brano, eccetera, che poi viene condivisa e gestita con tutto questo team di persone, dove ognuno dà una magari visione diversa, da un angolo diverso, e c'è chi magari dà delle idee sulla fotografia piuttosto che sul video, piuttosto che sulla parte proprio musicale, ma lei più o meno segue tutto. I think maybe just to add that for me it's about being truthful, so I don't want to appear to be something I'm not. So the videos and the music and the songs, I don't want to pretend to be something I'm not. So I work to ensure that it's honest. Ok, la cosa però comunque per lei più importante è quella che alla fine di tutto, comunque di tutto quello che poi viene messo insieme come per creare questo progetto, che vuole in qualche modo che il progetto rappresenti lei, vuole che alla fine quello che esce sul video, esce dal pezzo musicale, comunque la rappresenti, quindi tiene particolarmente comunque questa cosa, come dice lei, che possa apparire al suo pubblico comunque in modo onesto. Però digli, non per quello che non è, ecco, in questo senso. Giusto. Allora, digli così che lei è una bravissima sarta, ma di quelle brave, 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 perché bravissima? Riesce a... Sarta. Sarta? Perché riesce a cucire un vestito musicale tra video, tra musica e tra tutto, che è perfetto e rappresenta proprio quello che lei è. Sì. Ok, Carlo is saying that it's like when you are the ideator of a beautiful dress, and so your idea become exactly the dress that is perfect on you. So congratulations for all of the vision. Thank you, that's a lovely thing to say, thank you. Ha detto che è una bella, come dire, una bella rappresentazione di quello che vuoi dire, di quello che è, insomma. Che è così, cioè tu ascolti un suo brano, la vedi anche
nei suoi concerti è tutt'uno, cioè proprio gli rappresenta lei. Sì, quindi è Fiona. Gli puoi dire che tutti i brani che ho presentato in radio sono piaciuti a un sacco di loro, a molti gruppi pure famosi come i Brati Bluzu, e gli è piaciuta proprio la sua musica. E gli mandi un saluto da parte di un carissimo amico, Roberto Tola, che ce l'ho in chat qui con me. Ah, ok. There is a friend of Carlo and a friend of you, it's called Roberto Tola. Oh, who, yes. Who is saying you hello. I'll say hello too. Che lei risponde con un bel ciao. Allora, adesso abbiamo visto Fiona nel, diciamo così, l'inizio e il mezzo. E vediamo oggi, Fiona, no? La Fiona musicale di oggi. Quali sono i suoi progetti? Okay. Cosa sta facendo? Ok, Carlo is saying that after the middle step of your musical path through, he wants to know something about the present. So what about your projects? What are you doing musically? So what is moving in this period? Well, I've just released my last album just in October. So it's still, where are we now? December. So that's still very new. That album was the one I wrote during lockdown. And it's called Red Flags and High Heels. And that's going down amazingly well. And I'm quite overwhelmed with how well it's going down, actually. So I'm busy doing promotion and still making some videos. I'm doing a new video for that in the new year for one of the songs. But I'm also starting to work on my next album. I'm still deciding, but I'm thinking about releasing a little acoustic album of very much kind of Spanish guitar, Latin, but acoustic, which I'm probably going to write over Christmas. And I'll release that kind of, you know, in a few months' time as an in-between before I do my next kind of big album. Because I've only just done my last one, but I've got so much going on in my head. I need to kind of do something with it. But yes, so my most recent album, I've only just released it, so I'm busy with that. Ok, allora, sta facendo un sacco di cose. Allora, in realtà ad ottobre è uscito il suo ultimissimo album e quindi da questo mese è molto impegnata nella promozione, sta finendo, se non ho capito male, due video legati, diciamo, a brani di questo album, quindi comunque ha ancora tanto lavoro di promozione da fare per questo album che è appena uscito ad ottobre. Non contenta, con la ripresa del nuovo anno inizierà a lavorare già al successivo album, che ha un'idea più invece musicalmente più sbilanciato verso l'acustico. Lei ha fatto l'esempio di sound spagnolo, quindi con chitarre spagnole, chitarre classiche spagnole, quindi più sull'acustico e un po' meno sull'elettrico jazz blues. Però in questi mesi specifici sta ancora finendo la promozione, la produzione dei video dell'ultimissimo album uscito solo ad ottobre. Allora, digli che come finisce il tutto, quindi finalmente potremo uscire dappertutto, quindi non ci sarà più il coronavirus, la prima tappa che deve fare, perché noi la dobbiamo andare a vedere, cioè lei deve venire in Italia, assolutamente. Carlo is saying, and I am agree with him, that after the coronavirus period, so when we all be free from this virus, the first step of your tour absolutely must be done in Italy. Okay? I would love to, honestly, as soon as we're allowed. I'm desperate to come back to Italy. I used to come to Italy loads, but I've never played over there. So honestly, okay. I'm desperate to come and play over there. So yes, please. Ci tiene tantissimo, dice che tra l'altro è venuta in Italia ma non è mai venuta a suonare in Italia, quindi
Bisogna No, assolutamente. qua bisogna organizzare. Qua parliamo anche con Roberto Tola, vediamo quello che riusciamo a organizzare. Lei deve venire in Italia, la dobbiamo Sì. vedere. Ma Per come forza. genere, secondo me, Carlo, ce ne sono un sacco di locali che apprezzerebbero Fiona, quindi Ah, non ma si per fa quello che fatica. fa, sicuro, guarda, sicuro. Allora, Fiona, tu hai scelto il terzo brano per chiudere l'intervista. Il titolo tu te l'hai dato nella locandina, Francesca? Sì, ok. Di cosa parla questo brano? C'è qualche aneddoto particolare? Yes. Allora, Carlo now wants to know more about the third song you presented, that is I Followed My Heart. So we want to know anything about this song. So let us know what it's talking about. Yeah, there is quite a story behind this one. I wrote this song initially and I didn't feel it was working. There was something just not right about it. And I couldn't really figure out what it was. And then I remembered that there's a friend of mine that I went to school with. So when I was like 11 to kind of 15. And when we were at school, we used to sneak into rooms and sing songs together. We used to sing Gershwin, kind of Porgy and Bess, and all these kind of old school beautiful duets. And we always said, when we were grown up, that we should sing something together. But we'd never did it. And when I was writing this song and it wasn't quite working, I'm like, it's a duet. This is the song that, that's what's going to make it kind of make sense. And I turned it into a duet. So it's the only duet I've got on any of my albums. So when I went to the studio to record this, it was with kind of a very dear friend of mine that I hadn't sung with since I was like 13. And we'd not sung again together. And he came into the studio, and it was honestly one of the best sessions I've ever had. I'd had a terrible day. It was the worst day. I just loads of things were happening, and I was my heart was broken. I had this awful, awful day, and I just had to keep going on. And then the day ended, going into the studio and singing this song with this guy that kind of I used to sing with at school. And it's the song out of all of my songs that I enjoy singing the most, even now. I love singing this song because I think it also gives me a sense of freedom and just like I'm just going to sing. Ok, c'è una storia su questo brano. Allora, praticamente lei ha composto questa canzone, ma dice che c'era qualcosa che non la convinceva, non c'era qualcosa che non le piaceva di questa canzone. Le è venuto in mente un suo compagno di scuola di quando era piccola, aveva 11-15 anni, con cui ogni tanto si ritrovavano in camera o a casa e si mettevano a cantare insieme. E ho pensato, ma forse con lui la canzone potrebbe prendere così una svolta diversa. Quindi l'ha invitato nello studio per fare la registrazione e dice che racconta che ancora oggi è una delle sessioni di registrazione migliori che lei abbia mai fatto. Tra l'altro raccontava che prima di registrare la canzone aveva avuto proprio una brutta giornata, era triste, andava tutto storto. Poi quando si è ritrovata in studio con questo ragazzo si sono messi a cantare e dice che ancora oggi quando lei la fa dal vivo, semplicemente cantandola già si sente bene, ha questo effetto quasi terapeutico di farti stare bene e adora cantare questa canzone, adora proprio poterla far ascoltare agli altri e quindi ha un suo significato proprio in sé, insomma. And it's also quite a simple song. Of all my songs where I do kind of different types of jazz, this one's more traditional, more kind of like a jazz standard with a bit of a twist at the end. So it's a very simple song, and I find it very easy to sing it and perform it. And actually, the singer I sang with is a guy called Adam Cooper, who you'll hear on the recording, and you may not know him, but he's a big theatre star.
So he was in Singing in the Rain in the theatres on Broadway, and here he was the lead role in Singing in the Rain. And he's a dancer. He's a very well known dancer. So yeah, it was wonderful to sing this with him. Ok, dice che in realtà poi la canzone è molto semplice, per lei è molto facile anche da cantare, tutto molto lineare, molto semplice, e il fatto di averla cantata con questo suo, insomma, suo amico rende il brano comunque ancora più fluido, ancora più divertente, e lo adora, insomma. Allora, come dicevamo, ascoltiamo l'ultimo brano per chiudere questa serata con la Fiona Ross. Fiona, ce lo presenti? Fiona, may you introduce to us the last song? Yes, so my last song is from my album called Fierce and Non-Compliant, and it features Adam Cooper as a guest vocalist singing with me, and the fabulous Kim Cipher actually on saxophone, and it's one of my favourite songs to sing, and it's called I Followed My Heart. The sky so blue, so do you. What did we do? And I feel so sad. What did we do? Love makes you do the things you know you shouldn't do, but I feel so bad. What did we do? They say follow your heart. Always follow your heart. You must follow your heart. Always follow your heart. But what if it's wrong? 'Cause I followed my heart. Yes, you followed your heart. But it tore me apart. Yes, it tore you apart. So what do we do now? Now we search in vain. We search in vain to find that tiny bit of sin. You must follow your heart. Always follow your heart. But what if it's wrong? I followed my heart. Yes, you followed your heart. But it tore me apart. Yes, it tore you apart. So what do we do now? Now we search in vain. We search in vain.
Allora, cosa devo dire? Allora, Fiona, da questo brano, diciamo così, e questo video completano la figura di Fiona. La figura di Fiona che è una grande artista, una grande donna, una grande persona umile, perché in questo brano non ha parlato solo di sé, ha parlato di tutto quello che la circonda e che l'aiuta ad andare avanti a livello musicale. Parliamo delle amicizie di quando era piccola, della sua band, che di solito gli artisti sì, presentano le band sul palco, finito là. Poi hai fatto un brano e l'hai presentato nel video. Hai raccontato chi c'è dietro di te, che è una cosa bellissima. Hai fatto un lavoro stupendo. E poi in quella foto da piccola si vedeva già tu cosa eri. Già in quella foto lì. Chi era Fiona e chi sarebbe stata. Complimenti davvero. Carlo, questo a te. Carlo is saying to you a lot of compliments, and because from the video, from the song, it is very clear what you are, and it is very clear also that you're a very simple person, especially because in the video, for example, you introduce and present all of the musicians who work with you. And this is, he's telling, for example, that during a concert, it is standardly saying the names of the musicians, but in this video, you really present as part of you, all of your musicians. And he was also smiling, looking at the picture where you were a child that appears in the video, because it was, it seems very clear, even from that picture, what you were and what you still are. And it was very clear that just starting from that, there is something very special in this little girl that will become a very big woman and big artist. So congratulations again for Oh no, thank you very much. Thank you. And yeah, my musicians, in fact on social media, because I'm quite a private person in some ways. I'm happy to talk about anything and explain anything, but I don't offer information. So I'm quite a private person. So I quite often find social media really hard, but the way I got around it was I'm more than happy to talk about and share the amazing musicians I work with. So whenever I can, I'm always shouting about how incredible they are, because I'm so, so lucky to work with them, and they're amazing. So thank you for noticing that, because for me, and I do that in my performances, I'm always talking about all my musicians more than myself. I'm more comfortable talking about them than me. And yeah, those photos, yeah, all of my childhood is full of photos with me looking like that. Remember that I want to know everything about your bass player, okay? yes, Derek, yeah. Sì, lei dice che in realtà lei è una persona molto, molto, diciamo, introspettiva, no? Introspettiva, anche un po' timida, e che, diciamo, attraverso la sua musica riesce un pochino a parlare, a dire qualcosa di sé. Ma proprio perché ha scelto un team di musicisti che adora, con cui si trova benissimo, lei molto spesso, e le fa molto piacere che tu abbia notato questa cosa, ama parlare dei suoi musicisti, e anzi quasi ama più parlare di loro che di se stessa addirittura. Io poi ho rinnovato i miei complimenti nei confronti del suo musicista che suona il basso, insomma. Poi gli spieghiamo anche il perché, eh? Sì. Digli così che fa benissimo, perché poi in realtà i musicisti la rappresentano. Eh sì.
Il team che le ha trovato è un team favoloso perché riesce, come abbiamo detto prima, a cucirgli intorno un'orchestra che è eccezionale. Quindi ogni suo brano con quei musicisti là è una cosa fantastica. Yes, Carlo is describing how your musicians with their capacity of playing helps to become Fiona and the music of Fiona exactly what should be and what is. So helps you to dress you up your music on your body, you know. So no, thank you. And when I write with my musicians in mind. So, you know, I write obviously all the parts apart from the solos because that's, you know, their space. But if all the parts that I write, it's with those musicians in my head. So I try and I write knowing or trying to know their style, what, you know, and the music they love and what their thing is and allow them for space to be them, but under the kind of overall me, if that makes sense. Wow, questa è una cosa molto interessante. Ha detto che quando lei compone i suoi brani, lei ha già tutte le parti in testa, quindi dal basso, batteria, eccetera. Però pensa alle parti come suonate dai suoi musicisti, sia perché conosce il loro stile, che quindi in qualche modo poi viene sfruttato, utilizzato nelle sue canzoni, sia perché vuole che loro abbiano lo spazio per essere in qualche modo loro, quindi esprimersi con la loro musica attraverso delle parti che sa che poi in qualche modo vanno a fondersi con quella che è la sua musica. Quindi tanta roba, questa cosa. Fiona, allora, prima la Francesca ti ha fatto un elogio per il bassista, perché tu non lo sai, ma la signorina qui è una cantautrice di musica italiana bravissima, è una rocchettara che suona il basso da Dio. Adesso traduci. Aiuto. Okay, Carlo wants to let you know something about me, because he's saying that, explaining that I am also a songwriter, but you know that I told about some compliments to your bass player, not just because I think that he's a very beautiful boy, but also because I also play the bass guitar, actually. I play in some different projects as bass player, especially in a rock band called Elison that Carlo knows very well, and that's why I was doing all of these compliments to Derek. So great, Derek, great job. Oh no, I will tell him that. Are we friends on Facebook, you and I? I think yes. Yes. Are we okay? Yeah, we'll chat about your bass. But I'd love to hear your work. Thank you, ok. Vedi? Fiona ha capito. Okay. Allora, Fiona, è stata una bellissima serata, anche se l'abbiamo fatta in due, tre volte, però la desideravo da un bel pezzo, perché ti ho seguito, ti seguo, mi piace molto quello che fai, e nelle mie note, e volevo raccontare, perché quando io faccio ascoltare un brano, quando faccio ascoltare un artista, voglio che le persone che ascoltano devono rispettare l'artista come persona e come artista, per poi apprezzare quello che fa. Interessante, so glielo spiego. So Carlo is saying that he thanks you for all of your time, and he's saying that he loved and dreamed to do this chat with you. So he's very happy to finally do this, and
He's strictly wants to understand that he wants to let the musician also talk, because thinks that it is important to know musicians and songwriters also as persons. And he wants that also people know not just music, but also the artist and the person behind the artist. And please do tell him, honestly, I so appreciate the support and how amazing he's always been playing my music and being such a wonderful supporter. And it really means the world to me. So please, you know, and it's so lovely to see you and speak to him as well. And yeah, my musicians, absolutely. Yeah. You know, and in fact, so my guitarist is Italian. So yeah. you're more that you could probably have an easier conversation with him. But yes, no, that would be amazing. It's you know, they are amazing. Sì, allora lei ti ringrazia moltissimo, Carlo, per tutto il supporto che le dai, per far suonare insomma spesso la sua musica, che per lei insomma questo è molto molto importante, e che ripete che è felicissima del fatto che tu abbia anche sottolineato un po' dell'importanza di tutti i suoi musicisti, perché insomma per lei sono parte molto importante della sua musica, e quindi ti ringrazia anche di questo, quindi voleva fartelo sapere insomma. Io sono contentissimo. Digli a Fiona che, come dico sempre a tutti gli amici artisti, Thunder Music Radio non è la mia radio, ma è la radio degli artisti. Quindi lei è libera di pubblicizzare, di mandare tutto quello che lei vuol fare ascoltare, vuol portare ad altri. Quindi sulle nostre pagine può pubblicare tutto quello che vuole, come fanno tutti gli artisti, e avrà sempre il nostro supporto. E poi gli dici se, visto che adesso siamo arrivati alla fine, quindi ci saranno pure i saluti, se può rinnovare alle persone che ci ascolteranno e vedranno questo video, dove poterla trovare? Cioè, quali sono i social, dove, cioè, come trovare Fiona Ross? Ok. So, Fiona, Carlo is saying that we are at the end of this story, and he just want to thank you for all of this, that he wants to let you know that Thunder Music Radio is music of the artists, of musicians, so you must be feel free to use the radio, to use Facebook and all of the social of Thunder Music Radio to help you to let your music known by all the people. And at the end, he wants that you remember to all of the audience which are your social channels, and how people can see and hear anything about Fiona Ross. Okay, so yeah, thank honestly, it's been such an honor to speak to you, and thank you so much for having me. Yes, I'm all over social media, so I'm on Facebook under Fiona Ross Music, I'm on Twitter and Instagram, and I'm Fifi Ross there rather than Fiona Ross. But if you go on Google and type in Fiona Ross, then all my website comes up, and you can find all of my links. I'm on Spotify and I'm everywhere. But yeah, if you type me into Google, you will find me. Ok, anche lei insomma ringrazia, e per trovarla dice che è molto semplice, perché più o meno è su tutti i canali digitali, quindi da YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, eccetera, come Fiona Ross o Fiona Ross Music, e che dice che basta partire da Google e digitare Fiona Ross e si trovano insomma tutti i suoi canali attivi, quindi in cui ci sono tutte le novità, quindi visto che è appena uscito un album e ne sta per uscire un altro, insomma seguiamola. E noi saremo lì a dargli un forte supporto sempre. Allora, vi ricordo che anche questa sera avete ascoltato il programma Raccontami, un programma di video interviste condotto da Charlie e Francesca Soliveri, che ci ha fatto la parte della traduzione.
e fa parte dello staff della radio, anche se è un'artista, carissima amica, e con la nostra Fiona Ross, dove in questo caso la musica, Fiona ha raccontato la sua storia, ma la musica ha raccontato Fiona. Sì, so Carlo is saying that he wants just to say hello from Charlie and from Francesca as a translator in this time, and in this story the artist tells about himself, but also the music of the artist tells about the artist. So it has been a very great great evening, an interesting chat, and we will follow you, we will follow your music for sure, and we just cannot wait for also the new album. We'll wait for all of your new videos for the last album and also for the new album that will be released in 2022. So have a great night and thank you. Oh, thank you so much, and thank you for translating. And I'm gonna have to, honestly, I've always wanted to learn Italian, and every time I speak to someone in Italy, I'm like, I need to do it. So I'm gonna make it a mission of mine, so that maybe next time, at least I can speak a little Italian. Oh, okay. I would love to do that, honestly. Allora, un saluto da Charlie, da Francesca e da Fiona. Ciao, ciao! Ciao! Thank you!